Buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi, perché vuol dire che questo è un tema che interessa e che abbiamo a cuore tutti quanti, in qualsiasi provincia o paese di cui ne parleremo. Vi presento, prima di presentarvi do la parola al sindaco, che intanto vi fa i saluti più istituzionali dei miei, e dopo vi presento chi abbiamo qui a tavola. Buonasera a tutti, benvenuti davvero. È molto bello vedervi così numerosi in una serata che l'amministrazione comunale di Castellaso ha voluto dedicare alla scuola. Voi sapete quanto noi ci teniamo per quello che compete direttamente al comune di Castellaso, quindi l'edilizia scolastica e le nostre strutture, il nostro progetto molto ambizioso ma che stiamo portando avanti di polo scolastico, di rinnovo della scuola media, e anche quello che non compete a noi, perché ci teniamo da sempre ad avere un buon rapporto con la nostra istituzione scolastica e partecipiamo a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto, collaboriamo quando ce n'è bisogno anche oltre il limite di quelle che sono le nostre competenze, e proprio in questo senso abbiamo voluto caricare di grandi aspettative e di grande responsabilità la nostra Benedetta, che ha assunto questo ruolo da pochi mesi ma con grande impegno e vi assicuro grande dedizione. E proprio per questo stasera, nell'ambito del progetto che ha lanciato il governo della Repubblica Italiana, la Buona Scuola, abbiamo voluto essere qui, coinvolgere tutti per cercare di capire dove vorremmo andare e anche, se si può, dove possiamo andare, sperando che le due cose collimino il più possibile. E per fare questo, naturalmente, non lo potevamo fare da soli, lo volevamo fare insieme a chi da così vicino lontano Roma se ne occupa, e quindi ringraziamo sia il dottor Galignani, che è il responsabile attualmente, quindi ne siamo veramente onorati, e per quello che ho potuto vedere sono molto contento, perché riuscirà davvero ad aiutare questo nostro paese, questa nostra scuola a migliorare, per cui lo dico pubblicamente che sono molto contento che lui sia venuto a fare il dirigente, seppur ancora a metà del nostro istituto comprensivo, e la senatrice Francesca Puglisi, che ci spiegherà cos'è questo progetto e ci spiegherà e poi ascolterà quello che vorremmo proporre. Quindi non rubo altro tempo a questa serata che, data la partecipazione, sono sicuro sarà molto produttiva, e vi ringrazio davvero di cuore per essere qui, perché vuol dire che siamo allineati, che ci teniamo tutti. La scuola è per questo paese, questo comune, una vera priorità. Grazie. Prima di dare la parola alla senatrice, volevamo dirvi come avevamo pensato di impostare la serata. Partiamo dai 12 punti che in teoria qualcuno dovrebbe avere sulle sedie. Non avevamo fatto tutte queste fotocopie perché forse non pensavamo di avere così tante persone, però insomma sono i 12 punti, perché la riforma sono un bel po' di pagine, quindi 12 punti che un po' riassumono le questioni cardine della riforma. La cosa che ci terremo a arrivare anche stasera, ci è stata data la possibilità online entro il 15 novembre di poter mandare le cose che noi vorremmo cambiare, o quelle che in realtà ci piacciono meno, ci piacciono di più. Quindi l'idea è il fatto che ci siano anche molti insegnanti, quindi che lo vivono in maniera forse più diretta per alcuni aspetti questa riforma, e anche che ci siano i genitori, vuol dire che insieme potremmo trovare un qualcosa che sia concreto da poter poi rimandare al governo, e quindi dare il nostro piccolo contributo dal nostro posto. Quindi.